Svizzera, una cassaforte ritenuta impenetrabile e sicurissima, custodita presso il consolato asburgico, viene aperta da alcuni uomini del reparto informazioni della Regia Marina. Viene messo a segno così quello che sarà ricordato come il colpo di Zurigo, un'azione da spy story preparata da settimane che portò a sgominare una centrale dello spionaggio austro-ungarico per l'Italia. Una pagina molto importante della storia della Marina Militare che vide impegnata il personale della Marina in una vera e propria operazione di spionaggio. Personale entrò infatti nel consolato austro-ungarico di Zurigo, li vide rubare dalla cassaforte che sembrava inviolabile dei documenti che poi furono portati in Italia e furono fondamentali per scoprire e debellare una fitta rete di sabotatori che operava in Italia e non solo. Una vera e propria vittoria navale, come disse lo stesso grande ammiraglio Tom de Ravello. Gli agenti italiani, come si nota nella mappa fornita dall'ufficio storico della Marina Militare, riuscirono a introdursi all'interno del consolato austro-ungarico, all'ultimo piano di un edificio tra la Seidengasse ed il civico 69 della Bahnhofstrasse. Poi raggiunsero l'ufficio dell'ammiraglio Rudolf Meyer, schedato come il principale organizzatore del servizio di informazioni della rete austro-ungarica in Italia. L'impresa venne compiuta dal comandante Aloisi, del marinaio lodigiano Steno Stanzini, vero e proprio asso dei servizi italiani, e da Natale Papini, re degli scassinatori e patriota. Un'azione che evitò ulteriori sabotaggi e attentati in Italia e su cui sono stati scritti libri e prodotto anche un film dal titolo Senza bandiera, realizzato negli anni 50. Siamo davanti a una biforcazione. La vita umana sulla Terra ha fatto un balzo in avanti. E di questo si deve essere orgogliosi, ma proprio la vita in più generata dall'uomo si scontra con le sue contraddizioni. Lo spirito umano potrà dominare le proprie realizzazioni, si chiedeva Paul Valéry. Hanno provato a rispondere Mauro Magatti e Chiara Giaccardi in generare libertà, a crescere la vita senza distruggere il mondo, edito da Il Mulino. Quest'idea, che è stata anche potente nell'evoluzione della modernità, oggi giunge a manifestare il suo limite. E cioè che la vita è relazionale. Questo vale per una pianta, vale per un pesce, vale per gli esseri umani, per ogni singolo essere umano e per le sue organizzazioni. Abbiamo bisogno di una sapienza nuova per vivere nella supersocietà, è la risposta, con tutta la sua complessità che non sappiamo pienamente comprendere e tantomeno governare. Acquisire la consapevolezza di questa costitutiva relazionalità è un salto culturale enorme, perché significa superare l'idea che libertà voglia dire spezzare ogni legame. Invece la libertà riconosce il legame, combatte i legami oppressivi, quelli nocivi, e si prodiga per far esistere legami che aumentano la libertà propria altrui. Non tutto è perduto, insomma. Sullo sfondo resta la grande sfida, cioè il passaggio da un capitalismo della crescita a un capitalismo della sostenibilità, perché il mondo ha corso troppo, tanto da riproporre la brutale questione della nostra libertà. Siamo ostaggio o possiamo ancora decidere qualcosa nel mondo che abbiamo costruito?